Ciao a tutti, oggi si è svolta la seconda marathon del circuito Specialized Marathon qua della Coppa Piemonte, la marathon di Vinaggio, di Forti di Vinaggio. È andata bene, è stata una gara molto combattuta con un ragazzo del team Silmax, ci siamo sfidati praticamente per tutti i 60 km del percorso, ma anche grazie alla conoscenza dei sentieri in cui mi alleno molto spesso sono riuscito sul finale a guadagnare un piccolo vantaggio e a vincere per il secondo anno consecutivo questa gara. E sono molto contento, sono molto soddisfatto perché mi dà motivazione per continuare ad allenarmi e mi dà conferma che dopo i problemi di quest'inverno il mio fisico sta tornando ad essere quello che io conosco e che tutti conoscono. La mountain bike per me in estate è sicuramente un divertimento, è sicuramente una passione ed è anche un ottimo allenamento, perché io penso che tra sci alpinismo e mountain bike ci siano molte sinergie, in quanto l'ambiente in cui si svolgono le corse è la montagna, sono i sentieri. Sono tutte e due sport molto tecnici che richiedono sia gamba, fiato, motore, chiamiamolo come vogliamo in salita, però anche una tecnica di guidare la bici o insomma di sciare in discesa, e anche una gestione dello sforzo che anche qui è molto simile, perché a mountain bike come lo sci alpinismo si parte molto forte subito e poi dopo si è sempre per tutta la gara, e dalle 2 ore alle 3 ore alle 4 ore di corsa, e quindi è molto simile, e io reputo che sia un ottimo allenamento per l'inverno e appunto cercare anche degli stimoli nelle gare aiuta a mantenere alta la concentrazione, a mantenere alto il livello, visto che comunque dopo questo anno che ho passato così ho molta voglia di riscatto, e quindi voglio già iniziare da adesso a gettare le basi poi per la prossima stagione. Niente, adesso la prossima domenica ci sarà il Sella Ronda Iro, che è praticamente il giro di 4 passi, il giro del Sella, e che ho già vinto con 2 volte con gli sci d'alpinismo. E non lo so, adesso vedo un po' come staranno le gambe mercoledì e deciderò se andare a farlo o meno. Sicuramente invece tra 2 domeniche andrò a correre la Via del Sale, che l'anno scorso avevo vinto e che fa sempre parte di questo circuito, e poi via via vedrò come starò io in base ai miei allenamenti, se sarà opportuno o meno gareggiare di domenica. Intanto mi diverto, sono contento e auguro una buona estate e vi invito a pedalare anche voi, perché poi per l'inverno fa bene. Ciao a tutti.